Buonasera, sono Federico Bollini, Bollini SRL, lavoriamo nel campo della metalmeccanica. Sostanzialmente questi software sono molto utili sia a livello di prototipazione che a livello bene o male anche in fase produttiva vera e propria per risolvere varie problematiche. E attualmente già utilizziamo questi tipi di software, però avere dei corsi o diciamo, una formazione di questo tipo da parte di voi artigianato, tutto sommato apre varie porte, magari anche sconosciute, visto che anche alcuni software visti stasera non ero al corrente, e penso sia stato un ottimo corso. Volevamo solo vedere, interessarci per la modellazione 3D e infatti il signor Visentin ci ha dato delle risposte. Una serata che è servita? È servita molto, io sapevo già utilizzare i software, però ho potuto vedere come dal disegno posso realizzare i miei progetti in 3D. Io sono designer e potrebbe aiutarmi nel crescere nella mia attività. La tecnologia, pensavo che una cosa che spingesse a fare uscire gli artigianati, perché comunque è una cosa che copre molto e poi molto più veloce, che riesce anche a produrre in massa. Però alla fine, oggi, dopo la conferenza, ho capito che la tecnologia anche aiuta a migliorare il settore artigianale in qualsiasi modo, perché non è soltanto una cosa che noi dobbiamo fare in mano, perché dicendo che noi siamo artigianali, però con un pezzo di tecnologia applicata all'inizio e alla fine del loro lavoro, della impresa, si può anche migliorare e amplificare il settore. Grazie. Claudio Sinigaglia della Sinigaglia Legno SNC, serata interessante, come il render e la progettazione 3D aiutano le imprese artigiane, noi lo utilizziamo già da diversi anni, è molto positivo utilizzarlo perché il cliente, per quanto riguarda il nostro campo, può rendersi conto di quello che è l'opera finita. Sicuramente è un'innovazione che ha portato positività all'interno dell'azienda e ha anche portato nuovi lavori, nuove entrate per quello che riguarda il bagaglio culturale e lavorativo della nostra azienda. Sicuramente è stata una bella serata. Questo tipo di tecnologia può essere usata, ma sia a livello di anche per presentare una brochure digitale, okay? O può essere anche usata soprattutto per creare prodotti senza avviare la macchina produttiva.